Per alcuni degli argomenti trattati, questo podcast è destinato all'ascolto da parte di un pubblico adulto. Questa è una storia di esordi. Questa è una storia di successo. Questa è una storia di fantasie. Questa è Porno, una storia italiana. Capitolo quarto. Storie tese. Parigi, 1982. Un ragazzo italiano arrivato dall'Abruzzo fa il cameriere. Sembra uno dei tanti, ma non è uno dei tanti. Non è arrivato in Francia per prendersi un anno sabbatico e imparare la lingua, ma per entrare nell'Ard. Lo sogna da quando aveva 13 anni. Da allora aveva cominciato a chiedere come poteva entrare nel porno al fratello maggiore, che già viveva in Francia e che, ovviamente, non lo prendeva sul serio. Poi, a 18 anni, lo raggiunge e gli fa capire che al contrario è serio, serissimo. Dopo un po' di tempo comincia a prendere confidenza con i clienti fissi del ristorante in cui lavora e, visto che dal fratello non ha ottenuto informazioni soddisfacenti, chiede a loro come si entra nel porno. Gli consigliano di andare nei locali per scambisti che spesso sono frequentati da attori, registi e produttori hard. Il più famoso è il 106 Chez Denise. Poco più tardi, dopo aver finito il suo turno di lavoro, ci entra per la prima volta. In quel momento fa il primo passo sulla strada che lo porterà a diventare il più grande attore porno di sempre. In quel momento comincia la carriera di Rocco Siffredi. Si chiama Rocco Antonio Tano. È cresciuto a Ortona in una famiglia numerosa. Il suo nome è destinato a diventare un marchio, ma da bambino lo detesta. A mia mamma mi ricordo che piangevo e tornavo a casa e gli dicevo: ma perché ma si chiama Rocco proprio a me, di tutti i figli? Quando esco fuori mi dicono tutti i bambini Rocco la Marrocca, che sarebbe la pannocchia. E io piangevo, ero bambino, sì, 7-8 anni, e mi ricordo che mia madre mi diceva sempre: digli a chi ti dice Rocco la Marrocca, tieni una bella Marrocca in mezzo alle cosse per te, per mamma e per sorete. Da questa roba qui è come se mia mamma mi avesse benedetto. Da ragazzino sogna di entrare nell'Ard. Il suo idolo è Gabriel Pontello, attore francese e protagonista dei fotoromanzi porno della rivista Super Sex. Rocco passa alcuni mesi a farsi conoscere da Chez Denise. Poi, nel club per scambisti, entra proprio il suo mito. Lui era con due ragazze, Patty Rhodes, una produttrice, e Barbara Derro, un'attrice famosissima, con un sigaro in bocca mi ha detto: ho sentito parlare di te, che qua fai bei numeri. Mi dà le due donne, mi dice: fammi vedere. E dopo due ore di esame ho dato il meglio di me, e quindi il giorno dopo ero a Montrouge alla sede di Super Sex. In Francia gira il suo primo film, Belle d'Amour, prodotto da Marc Dorcel. È in una sola scena, ma viene tradito dall'emozione. La prima è molto breve e tutt'altro che buona. Il suo sogno rischia di svanire sul nascere, ma Dorcel, che pure si arrabbia tantissimo, gli dà un'altra possibilità. E la seconda è perfetta. Il film esce nel 1984. Nei titoli di coda di un porno si legge per la prima volta il suo nome, Rocco Tano. Rocco è lanciatissimo, ma neanche il tempo di far uscire il primo film che decide di smettere. È la prima volta, non sarà l'ultima. Segue la sua fidanzata, una modella inglese, a Londra, e anche lui inizia a fare il modello. La storia però non dura. Quando finisce, il porno lo richiama e lui risponde. Nel 1986 interpreta i suoi primi film italiani e due, Napoli Sex e Capri Vacation, sono anche fra i primi film
diretti da Mario Salieri. I primi film che lui ha realizzato li ha realizzati con me, tant'è vero che è accreditato come Rocco Tano Junior in questi film, neanche ancora come Rocco Siffredi. Prima di arrivare al porno aveva fatto il fotomodello, quindi insomma un ragazzo che diciamo aveva grande fascino e sapeva di esercitare questo fascino sulle donne, quindi un ragazzo molto sicuro di sé, ma anche un ragazzo molto collaborativo, molto gentile, anche umile sotto certi aspetti, quindi insomma una persona davvero degna di stima. Negli anni in cui il mondo cambia, in cui cade il muro di Berlino e in cui nelle case cominciano a comparire i primi personal computer, Rocco gira un film dietro l'altro, ne fa 14 solo nel 1987. Fra questi c'è Fantastica Moana, il primo film di Moana Pozzi con la diva Futura. In questo periodo cambia il cognome, lo prende dal personaggio di Alain Delon nel film Borsalino, Roxy Fred. Comincia a essere noto nel circuito, è un bello impossibile, recita bene, ha uno stile tutto suo, ruvido e passionale. Lo chiamano anche negli Stati Uniti, lì si fa un nome, nel 1991 vince il suo primo AVN Award, l'Oscar del porno per la miglior scena di gruppo. Poco dopo, negli Stati Uniti, arriva anche la diva del porno italiano. Io ero in America nel 91 e Moana è sbarcata negli Stati Uniti con i fratelli siciliani produttori e mi chiedono se potevo fare una scena con lei. Moana mi guardò mentre io giravo una scena con due americane, mi viene vicino, mi fa: Rocco, ma queste sono incredibili. E io gli risposi: no Moana, questo è il porno, è così che funziona. Lei da quell'esperienza lì è tornata in Italia, ma ha fatto qualche altro film e devo dire che era molto meglio di tutti i film del suo debutto, perché Moana è arrivata nel porno da un sistema diverso. Devi essere una principessa, non ti devi mischiare le altre attrici. Cioè, Schicchi aveva fatto una scuderia di ragazze pazzesche, però purtroppo questo modo di far sesso in cui quando le baciavi non dovevi togliere il rossetto, il trucco dovevi stare impeccabile, tutto il resto faceva sì che erano sempre plastiche, finte. A livello di sessualità le pornostar schicchiane, quindi Moana, Cicciolina, non erano neanche da serie, non serie B o serie C, neanche da promozione. Per quello che era il porno. Dopo la prima esperienza americana, Rocco torna in Europa e in una settimana a Cannes gli cambia la vita. Conosce Rosa, che diventerà sua moglie, e vince un Hot Door, i premi dell'Hard che vengono assegnati nella stessa settimana del Festival del Cinema. È in questo periodo che Rocco Siffredi diventa semplicemente Rocco. Nel 93, quando ho vinto il primo Oscar del porno a Cannes, vado a Nul Parayer, una trasmissione francese che faceva più o meno 10 milioni di telespettatori durante Cannes. C'era De Niro che presentava un film e lui era seduto in quella sedia, si alza e entro e il presentatore dice: secondo me poche persone lo conoscono il suo viso, perché è qui perché è famoso per altro. È il primo attore porno a ricevere un Oscar del porno qui in Europa, l'Hot Door. Devo dire che, uscito da quella trasmissione in cui mi hanno tenuto veramente due minuti, il tempo di dare questa news che faceva un po' ridere, io sono uscito fuori e automaticamente tutta la gente mi chiedeva un autografo, ma mi sono detto: ma che cazzo è successo? Fra i nominati per migliore attore europeo c'è un altro italiano che è attivo da prima di Rocco e che a Rocco ha dato una mano a entrare nel giro: Roberto Malone. Io abitavo a Parigi, stavo con una ragazza e mi disse: ah, sai, c'è un italiano che sta facendo le foto per le Ore Man che ho lavorato oggi. Dico: vabbè, dai, presentamelo, e così magari se... Io all'epoca già lavoravo in Italia, facevo poi casting per gli attori, eccetera. Dico: guarda, vabbè, lasciami le foto. E poi lo chiamai per fare una produzione. Diciamo che gli ho dato una grossa mano. Diciamo che era già predisposto, però... Io in quel momento stavo organizzando dei film per dei produttori italiani, quindi ho avuto l'occasione di chiamarlo e farlo venire, insomma. E poi lui ha fatto la sua strada, chiaramente, perché è bravo, un bel ragazzo, poi funzionava bene, che è partita la sua carriera da solo, insomma.
Quando incontra Rocco, Roberto è nel porno da qualche anno. Prima faceva tutt'altro. Prima di cominciare a fare porno mi occupavo di organizzazione di spettacoli, concerti. Facevo road manager per vari artisti, Alan Sorrenti, Nazzaro, eccetera. E poi abbiamo avuto un grosso crack finanziario per un concerto a Torino che era stato annullato e quindi guai su guai. Dopo i problemi economici, per puro caso, si trova su un set porno. Avevo un amico che lui aveva le sale cinematografiche, allora mi disse: accompagnami che vado a Roma che devo fare un contratto per fare una produzione di un film in 35 mm allora. E quindi l'ho accompagnato e gli ho detto: ma senti, ma se devo provare? Mi ha detto: prova, non c'era problema. Quindi ho iniziato con i più grandi che c'erano all'epoca, il famoso Gabriel Pontello, ed è subito andato bene, sono funzionato subito. Quindi il produttore mi ha detto: guarda, se vuoi la prossima settimana facciamo un altro film, ti voglio dentro, e via. È cominciata così. C'è qualcosa che però non funziona, perché Roberto, di cognome, fa Pipino, e non ci vuole un genio per capire che non è il massimo per un attore hard. A indicare l'elefante nella stanza è uno dei primi registi con cui lavora, Gio D'Amato. Fu Aristide Massacesi che mi disse: Roberto, cambiamo sto cognome perché non funziona un cazzo. Nasce così Roberto Malone. A casa però continua a essere Roberto Pipino, perché a casa nessuno sa che ha cominciato a fare porno, neanche sua moglie, che poi però lo scopre. Sapeva che io mi organizzavo di spettacoli, quindi ero sempre in giro, stavo via magari una settimana, 4-5 giorni, quindi sono riuscito a nasconderlo, ho detto: vai, intanto iniziamo, vediamo cosa succede. Non è che avevo pensato di fare una carriera con questo tipo di lavoro, ho detto: ma intanto mi diverto, prendo un po' di soldi, vediamo, stabiliamo il disequilibrio economico che avevo avuto, insomma. E poi non smettevo più, da una settimana all'altra mi continuavano a chiamare, quindi a un certo punto, insomma, era il segreto di Pulcinella, era diventato. Poi una cugina di mia moglie andò al cinema a vedere su un film porno e mi ha visto, e quindi da lì si è scoppiato tutto il casino. Voilà. Se scoppia il casino è perché Roberto è fra gli attori più richiesti, anche se, o forse proprio perché, non è esattamente alto, non è assolutamente muscoloso, non è propriamente bello. Non faccio nessune diete, mangio, bevo, sono un po' come Depardieu, hai capito? Mi piace fare la festa. Il consumatore del porno si medesima molto nella persona che vede. L'80% dei consumatori non hanno il fisico di Rocco, hai capito? E quindi non possono mai immedesimarsi in Rocco. Ecco perché c'era questo grande successo per personaggi come noi, che la gente si rispecchiava più facilmente che rispecchiarsi in un bel figo americano muscoloso e palestrato, hai capito? Film dopo film arriva la notorietà. Ogni tanto Roberto comincia anche a essere ospitato in trasmissioni televisive. Un giorno un giovane liceale lo vede in TV. Si chiama Francesco Malcolm Trulli e in quel momento decide cosa farà da grande. Un giorno mi è capitato di vedere, credo nell'89, al Maurizio Costanzo Show, Roberto Malone. Dicevo: ma guarda questo qui, diciamo, sto sosia di Robert De Niro che c'ha tutto sto giro di amiche con cui, insomma, si accoppia, si diverte, eccetera. Chissà come fa. Mi viene presentato come porno attore, lì mi si apre proprio un mondo e dico: ah, ma questo allora è un lavoro. Dopo il liceo, Francesco va a studiare restauro a Firenze, ma cerca anche un modo per entrare nel mondo dell'hard. Riesce a ottenere un provino a Roma, nel regno del porno. Non va benissimo, anche perché Francesco, poco più che ventenne, sembra ancora un adolescente. Io avevo tentato di entrare alla Diva Futura, da Riccardo Schicchi. In quell'occasione, un po' perché l'attrice, che era Milly D'Abraccio, era abbastanza aggressiva, e un po' perché non mi ci trovavo più di tanto, insomma, è stato un provino abbastanza fallimentare. E in più il regista, che era Riccardo Schicchi, mi aveva detto: sì, però tu c'hai la faccia da minorenne, io non voglio problemi, eccetera, e quindi in qualche maniera mi aveva scartato. Il secondo provino invece va meglio. È stato a Milano. Questo provino consisteva nell'entrare a due
in una sala adibita a set porno. Però era un tipo di location un po' squallida, nel senso che cioè, c'erano le luci, c'era il regista, c'erano gli operatori, c'erano le attrici, ma non c'era un letto, cioè non so perché c'era un materasso buttato a terra così. Io sono l'unico in quell'occasione che è riuscito ad avere l'erezione, a mantenerla e ad avere pure un orgasmo. Riesco ad ottenere il primo contratto di lavoro, pagato, un contratto di 6 giorni per un film a Venezia dove io facevo addirittura il protagonista. Non sceglie esattamente un nome d'arte perché non ne ha bisogno. Gli basta togliere il cognome. Restano i due nomi. Il secondo l'ha scelto il padre, uomo di sinistra e dirigente della CGIL, in onore di Malcolm X. Incontro a Venezia di Franco Ludovisi è il primo film di Francesco Malcolm. Da quel momento lavora molto, paradossalmente proprio per il motivo che aveva portato Riccardo Schicchi a scartarlo. Da quando ho iniziato a lavorare io ho avuto subito successo, hanno iniziato subito a chiamarmi, ero diciamo una figura totalmente diversa da quello che si era visto fino ad ora. Io sono diventato il collegiale dei film porno. Da quel momento in poi, ecco, diciamo, sono l'archetipo del collegiale, del ragazzo di buona famiglia, di quello con la faccia pulita, e quando serviva un ruolo di questo genere mi chiamavano in tutto il mondo. Sono stato fortunato proprio più che per l'aspetto sessuale, proprio ad avere un viso efebico così da bravo ragazzo, e questo era quello che mancava, proprio in un periodo in cui si iniziavano a fare delle storie articolate con degli intrecci narrativi e dove serviva anche, che ne so, il figlio della signora, quindi ero, diciamo, stavo nel punto giusto al momento giusto. Il mondo del porno è piccolo. Francesco, Roberto e Rocco si trovano spesso a lavorare insieme e insieme compaiono in uno dei film hard più pazzi, costosi e ambiziosi mai girati in Italia, Rocco e le storie tese. È il 1996, l'Ulivo vince le elezioni, Romano Prodi diventa presidente del Consiglio ed Elio e le storie tese scuotono il Festival di Sanremo. Lo vincono Ron e Tosca con Vorrei incontrarti fra 100 anni, loro arrivano secondi con La terra dei cachi. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage è punita. Il loro disco, It the Fikis, è in testa alla classifica italiana. Prima dell'uscita, Rocco Tanica, il tastierista della band, ha un'idea. Mi era venuta l'idea di accompagnare il disco con una serie di video vietati ai minori, dove semplicemente ci fossimo noi che eseguivamo il brano in playback e sullo sfondo ci fossero delle scene di porno girate ad hoc, che anche non c'entrassero con il brano in sé. Mi piaceva l'idea di associare una canzone a un video porno. E quindi chiamai Rocco per vedere se questa cosa era possibile secondo lui. E secondo lui lo era, perché secondo Rocco è possibile tutto, lui non ha limiti. I miei compagni di squadra, gli Elio e le storie tese, insomma, erano un po' refrattari, perché sarebbe stato un evento così abbastanza impegnativo. Quindi questa prima ipotesi scomparve. Mi disse... Rocco, ho detto ragazzi, ma siete grandi. No, ma detto, abbiamo bisogno del battesimo, la ciliegina sulla torta. Dopo aver quasi vinto Sanremo, dobbiamo fare un film con te. Io ridevo come un pazzo ed ero anche abbastanza emozionato. Ho detto, ma che cazzo di film faccio con voi dentro? E ho voluto che loro, ognuno di loro, scegliesse una trama per la propria scena. Quindi siamo partiti con idee molto pazze. E quindi si inventò l'idea di Rocco e le storie tese, che in realtà ha un suo dignitoso plot narrativo, perché nel film c'è lui che è talmente nostro amico che decide di girare il mondo per convocare suoi amici e amiche pornostar in nostro onore e fare la grande festa delle medie. La festa delle medie.
Il progetto va avanti anche se il sassofonista Fejez chiede di non essere incluso e di specificarlo nei titoli di coda. È l'unico della band, quindi, che non compare nel film, né nella scena del concerto di Torino, in cui, mentre il gruppo suona, Rocco Siffredi è impegnato con due attrici, né nella scena della festa delle medie, in realtà una grande orgia in villa. Due scene in cui ci sono anche Francesco Malcolm e Roberto Malone. Pazzesco, è stato un tournage, siamo stati sul palco durante un concerto, c'era il talk prima e poi c'era Elio Storietese, c'era credo 30-40 mila persone nello stadio. Ho detto particolare che ho spogliato una ragazza sul palco, insomma, gli ho buttato le mutande al pubblico, si stavano accapottando. Andiamo in una villa dove giravamo altre scene e mi ricordo che c'era il figlio di Rocco ancora in fasce, cioè stava nella carrozzina, Lorenzo, e poi c'era il figlio di Roberto Malone, che ovviamente non poteva assistere sul set, quindi stava dall'altra parte della villa, e c'era Roberto Malone che stava lavorando, faceva una scena tipo con tre attrici ungheresi da un lato, e il bambino, che aveva all'epoca credo 8-9 anni, che piangeva e diceva: ma papà dov'è Licio Andrea? Ma papà sta lavorando, aspetta un attimo che mo finisce e torna da te, no? E lui lì, insomma, in qualche maniera si è calmato, poi ha aspettato che papà finisse il suo duro lavoro. Proprio durante le riprese dell'orgia in villa, Elio e le Storie Tese cominciano a pentirsi. C'era questa trentina di personaggi che trombava mentre noi suonavamo. Fu lì che ci rendemmo conto, forse, di essere andati un po' oltre, perché ciò che è tipico del film visto, cioè la bidimensionalità, diventava tridimensionale e c'erano tutta una serie di altre sensazioni. Cioè tu eri lì e avevi di fianco uno nudo che trombava, con la componente di suoni, afrori, cose di questo genere. Tutto il gruppo è venuto insieme, molto gasati, all'orgia. C'erano 60 persone sulla scena, tra ragazzi e ragazze, e mi ricordo che loro, dall'entusiasmo iniziale, mano a mano che andava avanti il clip, li vedevo sempre più compressi, cantavano attaccati uno a fianco all'altro, come se avessero paura che venivano coinvolti. E mi ricordo che alle 6 di mattina, quando abbiamo finito il clip, noi ancora andare avanti con l'orcio e tutto il resto, li andiamo a salutare, eravamo tutti ben dritti in erezione e loro, mi ricordo, le facce allucinate. Finite le riprese comincia la fase del montaggio e anche lì non mancano problemi. Io chiesi a Rocco di tagliare alcune scene e lui diligentemente lo fece. Siccome ci sono dei momenti in cui lui è con noi sul palco, questo era un concerto di Torino, e lui negli intervalli era dentro negli spogliatoi a operare con le sue ragazze. E quindi c'erano questi stacchi tra le scene pure di sesso e momenti in cui magari veniva inquadrato il pubblico. Quindi dicevo: Rocco, per favore, a 38 minuti e 5 taglia la faccia di quello con i baffi, col vicino al figlio. Io ho montato il tutto, gli ho portato il film e ricordo che lì è successo un piccolo problemino di natura proprio esistenziale. Cioè, tutto un tratto loro hanno visto un film con quello che erano le loro fantasie realizzate, però tutto un tratto hanno cominciato a preoccuparsi. Diciamo che questo fu un altro, credo, dei motivi di incomprensione, nel senso che questa era una raccomandazione di Rocco: ditemi le vostre fantasie e io le realizzo come se fosse una dedica personale. In realtà questa cosa accadde solo in minimissima parte. Io partecipai poi a un'altra scena, che è una scena girata in un club privé, dove io faccio l'operatore, cioè sono io che riprendo. Per quanto riguarda gli altri, in realtà ci pensò lui, e l'unica che si realizzò, quella che secondo lui doveva fare contento Faso e Elio, che sono appassionati ai giocatori di baseball, e c'è una scena dove lui, vestito da baseballista, con una ragazza vestita da baseballista, sono su un campo peraltro da tennis e fanno cose. Però mi ricordo l'obiezione di Faso e Elio, che dicevano: quella è una mazza da softball, non è da baseball. Devo dire che Elio è stato un grande, perché ha visto i ragazzi preoccupati e gli ha detto: ragazzi,
noi abbiamo contattato Rocco, abbiamo chiesto di fare questo film, ma noi abbiamo mai fatto le cose a metà? No. Quindi tutti avanti. Alla fine il film esce ed Elio e le storie tese lo presentano alla stampa. Noi facemmo la presentazione di questo film al Cinema Anteo di Milano, invitando la stampa e la critica cinematografica. Cioè non lo trattammo come il film porno, too court, ma volevamo dargli una connotazione colta. Allora ricordo che io personalmente tagliai dal film tutte le scene di sesso, lasciando solo la recitazione. E ovviamente il risultato era straniante. Quanto durava? Perché durava, credo, non più di un quarto d'ora. E la reazione della critica quale fu? Sorriso, cioè stettero allo scherzo e passarono una mattinata divertente. Il film è un successo e presto diventa un cult. Dove gli andate di bello? Ma in giro, si fanno un po' di posti. Vieni a trovarci una data. Dove che siete? Siamo a Torino. Torino. Great time, adesso non sto lavorando questo periodo, quindi magari... Momento perfetto. Come faccio finta di fare giornalista, bene uguale, no? Va benissimo, ma ci sentiamo, vieni, non c'è problema. Porta delle ragazze veramente giuste, mi raccomando. Io ho investito 300 milioni delle vecchie lire per fare quel film che oggi sarebbe impossibile, e devo dirti che ci sono rientrato al 100% perché è stata fatta la vendita record delle cassette di 30.000 cassette, solo parte 1, 30.000 parte 2, quindi 60.000 cassette vendute, record probabilmente della storia del porno in Italia. Record dopo record, film dopo film, gli attori restano concentrati sulla carriera. Le attrici, invece, hanno altre ambizioni e, pur continuando la loro attività nell'hard, percorrono strade che sembrano impossibili da incrociare, partendo dal porno, perché nessuno avrebbe mai pensato di ritrovarsi un giorno a chiamare Cicciolina onorevole. Questo era Porno, una storia italiana. Testi, voce, interviste ed editing audio di Antonio Cristiano e Yuri Rosati. Supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel. Montaggio, selezione musicale e musiche originali di Antonio Cristiano. Una produzione Jedi Visual.